I folli lo sanno bene che l'unico modo per parlare con tutti è conversare con se stessi. Conversare con se stessi, dunque. Perché? Perché se noi parliamo con qualcuno di specifico, se ci rivolgiamo a una persona guardandola in faccia, avviene una conversazione, avviene un rapporto in cui non è solo la parola che si rivolge a noi stessi e quindi alla nostra coscienza che è in corso, ma è una parola che si misura con l'altro, che si misura a seconda della relazione, delle reazioni che abbiamo con quest'altra persona o con determinate persone a cui ci rivolgiamo in un ambiente comunicativo. Mentre per parlare a tutti, cioè per parlare all'idea universale dell'uomo, non si può parlare a una specifica persona, non la si può guardare in faccia. Ad esempio, io in questo momento sto parlando a me stesso, sto parlando di fronte a una telecamera. Questa telecamera non è una persona, è un solo occhio che mi guarda, un occhio meccanico, e quindi non c'è alcuna reazione in quest'occhio meccanico e io devo per forza parlare con me stesso. Parlando con me stesso parlo alla mia coscienza, parlo a qualche cosa che non è un mondo vivo, è un'idea. La mia coscienza è un'idea di... È un'idea che ho di me stesso, in fondo, la mia coscienza, oppure potremmo anche dire è un ideale che ho di me stesso. E questo ideale che ho di me stesso diviene il recettore di quello che sto dicendo. Lo valuta, lo scandisce, lo riformula, lo rimette in forma, perché possa avere appunto una configurazione corrispondente a quello che è appunto il mio ideale di me stesso. E questo ha un valore universale perché non è rivolto a nessuno, ma è rivolto semplicemente all'idea di noi stessi, che è appunto l'idea di uomo.